Martedì 28 maggio, benvenuti qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi l'ho detto, è martedì. Il martedì significa Walter Cherubini, consulta periferia Milano e Focus Periferie. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Come tutti i martedì, appunto, siamo qui a parlare di periferie. Chi ci ha portato oggi, anche se so che in realtà so già un po' di qualcosa, è un ospite che ritorna a parlarci di una bellissima realtà molto vicina a noi. Sì, diciamo che questa per 78esima puntata di Focus Periferie abbiamo Dario Imperatore dell'associazione ATLA, che è l'associazione per il tempo libero delle persone disabili. Buongiorno Dario, grazie mille Buongiorno. di essere qui con noi. Insomma, ATLA è una realtà che abbiamo avuto già ospite varie volte, spesso grazie a Walter che ci ha fatto conoscere, poi siamo riusciti anche ad averle per parlare di tante altre cose, però per chi magari è stato un po' distratto nelle puntate precedenti, cosa fa ATLA appunto? Tempo libero per persone disabili, ma raccontaci un po' velocemente così, la storia di ATLA e cosa fa ATLA? ATLA Onlus è una realtà ormai trentennale qui a Milano, credo sia stata la prima, forse in Italia, a intuire, grazie al genio del suo allora presidente, tanto amato Lino Brundu, che appunto a capire che il tempo libero non era un aspetto periferico nella vita all'interno del progetto di vita delle persone con disabilità, ma che poteva e può essere al centro dell'interesse, del processo di raggiungimento delle autonomie e dell'inclusione sociale per tanti ragazzi e ragazze con disabilità. Ancora oggi quei ragazzi che sono diventati grandi e ai quali si affiancano i nuovi giovani, ragazzi di Milano e dintorni con disabilità, in ATLA Onlus, che si trova in Cascina Bellaria numero 90, e trovano un momento settimanale per stare insieme e godere del tempo libero, visto proprio come un diritto, e per poi nel weekend e durante i periodi estivi o diciamo, ecco, le giornate rosse da calendario, insieme ai volontari organizzare gite o piuttosto che vacanze e girare il mondo. Ecco, ne parliamo all'interno di Focus Periferie perché, vabbè, diciamo che forse più periferie di così non si può, siete veramente in un posto bellissimo comunque, in mezzo al verde, al confine tra il Parco di Trento e il bosco in città, in questo appunto Cascina Bellaria che è diventato proprio il vostro quartier generale ormai da tanti anni e che ha dato anche il via a tantissime attività vostre però. La Cascina è ricchissima di risorse, innanzitutto umane, al centro i ragazzi, i volontari, ma anche il pubblico, poiché è una cascina aperta, le porte sono aperte verso l'esterno, o meglio aperte verso l'interno. Quello che è più di interesse per ATLA, è quello di viaggiare nel mondo e lasciare che il mondo viaggi al suo interno. Abbiamo tante attività, come tu stai ricordando. C'è la ciclofficina che consente riparazione di biciclette e utilizzo di biciclette per immergersi nel Parco di Trenno, e c'è abbiamo l'orto biologico curato dal carissimo nonno Peppino, che insieme ai ragazzi raccoglie i frutti della terra per poi anche usufruirne all'interno del ristorante che c'è nella cascina, o portarli a casa e insomma assaporarli. Non solo questo, abbiamo anche la tensostruttura, dove vengono svolte attività anche teatrali. Una di queste magari ne parlo più tardi, e poi feste, attività ludiche e tanto altro ancora. Perché parliamo oggi di ATLA? Perché inizia la quattordicesima, diciamo che è la quattordicesima, Quattordicesimo ok. anniversario. Quattordicesima edizione di Gira Solidarietà. Di Sì, Gira cosa stiamo Solidarietà parlando? Che cos'è? è un evento per noi importantissimo. ATLA ha un calendario molto fitto, Walter può confermarlo. E il Gira Solidarietà sicuramente è tra quegli eventi per noi veramente da tenere in considerazione. Per noi è un anniversario che ricorda appunto l'ingresso e l'apertura della cascina e delle sue attività.
Quest'anno abbiamo scelto un tema preciso che è quello della tutela e del rispetto dell'ambiente e quindi nella giornata dell'8 giugno si svolgeranno una serie di iniziative a partire dalle 11 del mattino che diciamo, richiamano innanzitutto quella che è la nostra anima, cioè la volontà di godere del tempo libero e contemporaneamente quest'anno vedrà il tempo libero visto sotto la chiave del rispetto della natura. Beh, un passaggio ulteriore viene da dire, perché appunto non bastava impegnarsi perché appunto il tempo libero abbia una sua dignità in quanto tale, ma anche appunto impegnarlo anche verso uno scopo, a questo punto verrebbe da dire anche. Cioè, certo, il è senso... interessante questa cosa, nel senso di sensibilizzare anche le... Ti spiego perché, il senso è questo, di tempo ne abbiamo tutti a disposizione e decidiamo come impiegarlo. Si può impiegare diciamo realizzando un'attività che sia definibile come tempo libero, quindi un'attività anche ludica, però una cosa è stare lì a trascorrere del tempo, una cosa è riempire quel momento di contenuto. Ecco, quest'anno abbiamo scelto il tema dell'ambiente, non significa che è il tema principale di ATA, l'anno prossimo sarà un altro, quest'anno abbiamo scelto il tema dell'ambiente e andiamo a riempire le attività ludiche che ci accompagneranno durante quella giornata e trasmettendo da un punto di vista chiaramente il valore del tempo libero che ci accompagna da sempre all'insegna del motto famosissimo ormai anch'io posso, hashtag anch'io posso, dall'altro quello, visto che è un periodo in cui se ne parla molto, ecco, vedere come la tutela dell'ambiente è vista da noi e come cerchiamo di imparare a rispettarla e a trasmettere quest'altro valore. Walter, l'abbiamo detto tante volte, cioè quella di Atla è l'espressione che vorremmo vedere sempre in realtà di come sfruttare al meglio la periferia, verrebbe da dire, no? Ma di utilizzare al meglio le risorse che ci sono imparando da queste risorse. Se noi prendiamo la prima cosa, Atla ha avuto in concessione una cascina che era degradata. E quindi quando c'è l'abbandono vuol dire che poi diventa un ricettacolo di tutto. Atla l'ha preso, l'ha ristrutturata completamente, oggi è accessibile a tutta quanta la città e quindi infatti si svolgono anche eventi pubblici quando c'è anche la giornata delle cascine, per esempio, aperte. Atla è uno dei momenti di cascina aperta, per cui ha rivalorizzato un bene e l'ha messo al servizio della città. Questa qui è la prima cosa. In secondo luogo è un'esperienza molto concreta di come si possono fare a costruire delle strutture accessibili. Si parla molto di accessibilità e quindi, come accennato prima Dario, ci sono una serie di iniziative, ma per esempio possiamo sottolineare che esiste, direi, il primo parco ludico accessibile in maniera tale che tutti i bambini possano fruire dei giochi in qualsiasi parco. Ecco, questo qui è un punto di riferimento, quindi venire all'Atla vuol dire che in un fazzoletto di terra, piuttosto ampio diremmo, c'è di tutto e quindi lo si può copiare e portare a Milano. È chiaro che però queste cose devono essere conosciute, altrimenti noi continueremo a fare dei parchi ludici che non sono accessibili, come è anche successo recentemente al parco... In Atla c'è appunto questo bellissimo parco accessibile, no? Certamente accessibile per i bambini non vedenti, cioè le altalene che sono accessibili per i bambini che sono in carrozzella. Quindi è una possibilità di vedere, imparare, copiare, e quando si fa un parco lo si può fare utilizzando tutte queste esemplificazioni che ci sono lì molto concretamente. Quindi venire l'8 giugno in Atla vuol dire scoprire delle cose che possono essere utili anche per la città, perché poi la città ne parla, fa delle affermazioni di principio, ma come purtroppo è successo con il parco Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova, hanno fatto un bellissimo parco con un bellissimo giardino, con tante bellissime altalene, con tutte le altalene possibili immaginate, è peccato che non ce ne sia nessuna accessibile. Ecco, questo qui è il tema, quindi noi dobbiamo accorciare le distanze tra le realtà positive che ci sono sulla città e anche chi
chi decide costruisce nella città. E forse anche appunto quando abbiamo parlato della costruzione del parco della biblioteca degli alberi, sì, un bel progetto, ma far subito notare appunto questa mancanza è forse fondamentale, perché insomma c'è chi tutti i giorni combatte per far sì che vengano riconosciuti certi diritti, insomma in fondo bastava cambiare una pantalena, bastava andare a vedere dove già ci sono, bastava andare a vedere chi già l'aveva fatto, e insomma quel parco è stato bello uguale, anzi forse anche di più. Si tratta di completo. Ricomporre la frammentazione. Milano purtroppo è frammentata, a Milano c'è tutto, di più e anche il meglio. Il problema è che essendo frammentata poi accadono questi svarioni anche progettuali che poi diventano operativi. Ecco, nell'8 giugno dicevi tantissime iniziative, quali sono quelle a cui non possiamo mancare? Tutte magari non riusciamo, quali sono quelle a cui non possiamo mancare? Se tu mi chiedi quale insomma non può essere persa, io ti dico tutte, quindi non posso dirti una in particolare. Ora, ok, volendoli innanzitutto ringraziare tutti, quelle che mi vengono prima a mente sono magari la caccia al tesoro con l'eco detectorista, che è un appassionato, Antonio, un appassionato di detector, sì, quelli che si usano per scoprire i tesori della terra, che ha avuto geniale, originale quantomeno idea di accostare il tema della ricerca dei tesori della terra con quello delle bruttezze che la terra sa regalarci, ma di conseguenza quello che è stato l'azione sbagliata dell'uomo, o meglio non tanto regalarci ma restituirci, allora, sì, tu mi getti ciò che non digerisce e io te la ritorno indietro, e questa è la realtà dei fatti. La natura rigetta tutto ciò che è negativo. E questo, ecco, interessante, perché si associerà un po' quelli che sono i tesori che lui ha trovato, sempre dell'uomo, ma magari persi per sempre come una moneta antica, piuttosto che la lattina che è gettata per terra, poi prima di deteriorarsi comporta un periodo di tempo lunghissimo, e lui educherà i ragazzi che faranno questa attività a capire un po' l'effetto negativo di un uh-huh. comportamento sbagliato, ma anche cosa la terra è in grado di restituirci ritrovandola col metal detector. Un'altra attività è quella dello spettacolo teatrale che è organizzato da Vivere San Siro. Ci sono molti ragazzi di Atle, non solo, che tutto l'anno si sono riuniti settimanalmente per provare lo spettacolo teatrale, che avverrà alle ore 16. Poi ci sarà l'associazione Axis, che è molto dedita a temi relativi all'ambiente, che con Silvana metterà in gioco le erbe, quindi ci saranno dei giochi che non anticipo, vi invito a venire già dalle ore 11 perché è la prima attività, e quindi tutti potranno quantomeno, ecco, avere questo contatto con la natura attraverso le erbe e capire la loro funzionalità. Infine un'altra attività che ricordo è quella del quizzone. Non si può mancare all'eco quiz che i volontari dell'associazione di Atle organizzano per sensibilizzare sul tema dei consumi e dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Ricordiamo bene, l'8 giugno a partire da che ora? Allora, dalle ore 11 in Cascina Bellaria 90, Milano, Parco di Trenno, fino alle ore 18:30. Ci sarà una grigliata che un po' spezzerà le attività, nel senso di poter anche rifocillarsi e godere di, si spera, una bella giornata in compagnia. E poi alle ore 16 il teatro, lo spettacolo, in mezzo tutte le attività che ho detto e tante altre ancora, perché potrei dire il face painting, la musica, l'intrattenimento dal vivo musicale, la bottega amica che sarà aperta e quindi si potranno acquistare i prodotti biologici del nostro terreno. Fermami perché sennò vado avanti. L'ultimo, c'è un gruppo di ricercatori del Politecnico, sì, che ci hanno invitato, ci hanno chiesto di essere loro partner, noi abbiamo accettato di buon grado.
Eleonora è a capo di questo gruppo di ricerca e loro testano a livello sperimentale le tecnologie sulle persone con disabilità affinché possano appunto sperimentare la bontà dell'uso della tecnologia a servizio di taluni bisogni. Ecco, questa è insomma la ricerca che si mette a disposizione del sociale, bellissimo. Fantastico. Insomma, eventi a Milano, questo è uno di quegli eventi che insomma andrebbero tappezzata la città di cartelloni. Invece troviamo cartelloni di qualsiasi altra iniziativa in giro per la città. Ma perché il tema della comunicazione dell'iniziativa periferica non è assolutamente tenuto in considerazione. Però ultimamente è venuta fuori una bella idea, è stata fuori questa idea di poter fare finalmente un museo di Milano, di dire museo della milanesità, magari potrebbe aiutare appunto anche a espandere, a divulgare un po' meglio il verbo, no? I vari eventi e tutto. Però so che anche lì, insomma, come al solito, si è già fatto il primo semiscivolone, no? Com'è andata, Walter? Raccontaci un po'. L'idea mi sembra molto valida. Allora, qui c'è un dibattito un pochettino su l'identità di Milano, le cose di Milano, lanciato dal quotidiano La Repubblica. Direi che sicuramente è una cosa interessante. Attualmente sono stati chiamati alcune persone che hanno, nel mondo della cultura, hanno avuto anche tutta una serie di incarichi. In particolare qualche giorno fa è stata intervistata Ilaria Borretti Buitoni, che è stata anche sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, presidente del FAI, quindi ha rivestito anche dei ruoli importanti, e gli è stato detto: ma potremmo fare la sede di questo museo in periferia, dove la vorrebbe fare magari in periferia. E ne avremo di liste di posti, signora Borretti Buitoni, a darle qualche... La sua affermazione è stata: sì, mi piacerebbe farlo in periferia, però lo farei al centro perché è più accessibile, eccetera. Io non sto a entrare nel merito, però voglio entrare un pochettino nell'operatività. Bene, musei in periferia. Oggi noi abbiamo il Museo del Manifesto Cinematografico, che ha più di 150.000 pezzi, che aveva sede in via Gluck. Oggi in quella sede è stata distrutta perché ci stanno costruendo, come la famosa storia della canzone di via Gluck, ci stanno costruendo un palazzo. E quindi questo museo, che era proprio un luogo di riferimento anche per tutto il quartiere greco e per tutte le associazioni, quindi sono state promosse tantissime iniziative. Teniamo conto che addirittura, parlando di università, una parte della facoltà di architettura aveva fatto un lavoro all'interno del quartiere e l'esame l'hanno dato esattamente nella sede del Manifesto Cinematografico. Questo per dire che tipo di osmosi si può creare con una presenza. Allora, bene, il Museo del Manifesto Cinematografico cerca una sede. Milano sarà in grado di offrire una sede a questo tipo di situazione? In più, abbiamo avuto spazi, spazi ce ne sono a Iosa. In più abbiamo avuto qui ospite il presidente del Museo della Macchina da Scrivere, che espone in un negozio che ha acquistato lui, che gestisce lui, no? Senza spese per gli altri, solamente che è un posto dove ci stanno 600 delle 2100 macchine da scrivere che ha a disposizione. Tutto il mondo. E nella zona dello Scalofarini sicuramente anche lì si può pensare di dare una struttura, un'accoglienza adeguata a una ricchezza che è la città e che vengono a vederci da altre città. No, ecco, per cui stiamo attenti a quello che è la città nel suo complesso, una città che spesso viaggia sugli eventi, pur importanti, ma non è focalizzata un pochettino sulla quotidianità e anche sulla territorialità, che invece è importante, come Atala rappresenta una territorialità che è importante per tutta la città, perché può offrire una ricchezza e dei suggerimenti, degli insegnamenti, diremmo, importanti. E sugli eventi, appunto, ormai c'è questo famoso calendario che non ho capito perché l'hanno chiamato Yes Milano, tra parentesi, però non so perché è stato scelto questo nome, vabbè, un po' così, vanno a capire, dove appunto tutte quante le varie week o siti finiscono dentro. Da poco abbiamo anche appena passato Piano City, insomma, una di quelle interessanti, non sono neanche week, perché ormai sono da 3 giorni, le chiamano week lo stesso, quindi vabbè, qualche giornata di eventi. Però insomma, andando poi a vedere, forse anche lì si sta un attimo perdendo
il senso delle cose, cioè davvero troppi, troppi eventi concentrati soprattutto. Ecco. Ma su questo anche c'era Luigi Bolognini oggi sul Posto Celere, uh-huh. Rispondeva un pochettino alla domanda, un giornalista della Repubblica che si occupa tra l'altro anche di musica. E poneva il tema, va bene, però c'è un po' una sorta di bulimia, perché dice, ha fatto riferimento a Piano City in particolare, dicendo ci sono stati in tre giorni 450 eventi, 150 giorni, non sono forse un po' troppi? Io non so se siano troppi 450 concerti in tre giorni di Piano City. Voglio cercare di cogliere e rispondere a quella che è la domanda della non bulimia ma della territorialità. Per esempio, Consulta Periferia Milano ha avviato con lo strumento della musica una logica di valorizzazione del territorio e quindi da una parte di arricchimento delle iniziative che fanno magari associazioni o altre realtà nel territorio e che magari trovano difficoltoso organizzare un evento musicale, nello stesso tempo fare conoscere anche l'altra città, la città in particolare dei 100 borghi e quartieri della periferia milanese, che hanno tutta una serie di ricchezze che possono essere conoscibili e conosciute dalla città, ma se ritorniamo ancora a quello che diceva Bonvesin dalla Riva nel 1288, peraltro, quando Milano era piuttosto piccola, fa gli stranieri non conoscono Milano, anche i milanesi dormono un pochettino. Allora, su questo, per esempio, noi abbiamo fatto nel weekend trascorso, tra le altre due concerti che sono stati fatti, uno a Crescenzago all'aperto che ha visto impegnati tra l'altro anche quattro cori e uno invece all'Orenteggio. Mentre settimana prossima avremo tre appuntamenti musicali, in particolare nei quartieri Calvairate, poi a Trenno, proprio in Cascina Bellaria tra le altre cose, e nel quartiere Stadera. Ecco, questi appuntamenti musicali che fanno parte della rassegna patrocinata dal Comune di Milano, Borghi e Quartieri in Concerto, che è la 11ª edizione di Concerti in Periferia, fanno parte di un pacchetto di 45 concerti fino al 23 di giugno, che vengono eseguiti in 37 sedi, e che coinvolgono tra cantanti, musicisti, coristi 430 persone, grazie anche all'aiuto e al supporto di una sessantina di realtà associative e territoriali che condividono questo tipo di progetto. Ecco, questo si dispiega poi con altre due iniziative, che sono appunto Cori Milano per le periferie, che coinvolge circa ogni anno 40 cori per oltre 1000 coristi. L'anno scorso ha messo in piedi nell'arco di 10 rassegne territoriali 59 concerti, quindi una mole di lavoro anche abbastanza interessante, e nello stesso tempo, e che dura fino alla fine dell'anno, è dislocata appunto nei vari periodi estivi. Ecco, estivi c'è un momento di pausa e poi c'è anche la rassegna Per nutrire l'anima nelle chiese milanesi, che assomma un'altra trentina di concerti. Tutto questo, diciamo che di volta in volta lo potrete trovare su periferiemilano.com. Diciamo che gli appuntamenti in periferia, soprattutto appuntamenti culturali in periferia, non mancano. E chi ancora rimane stupito che magari anche Piano City possa finire in periferia, come era successo qualche settimana fa, insomma, forse dovrebbe solo guardare un po' meglio a come la periferia tutti i giorni si comporta e come questi eventi, grazie a Consulta Periferia Milano, grazie ad altre, grazie a tantissime altre realtà, ci sono praticamente quasi quotidianamente ormai nelle periferie, teatri, certo, cori. Bisogna trovare anche degli spazi affinché le persone possano normalmente vedere che cosa accade nel loro territorio. Per questo noi, tra le altre cose, abbiamo avanzato la proposta a costo zero che il comune renda disponibile delle proprie appunto disponibilità, che sono sostanzialmente un piccolo spazio di 2 metri per 1 nei mercati comunali coperti, che sono una ventina a Milano, dove le persone vanno normalmente a fare la spesa, possono trovare anche un luogo dove vedono affisso l'avviso di un'iniziativa, di un concerto, di un dibattito, di una proiezione cinematografica. Quello che tutte queste realtà, che sono circa 350 negli 8 insediate nella periferia milanese,
sono capace di offrire ogni mese, e anche i mezzanini della metropolitana, cioè dei luoghi di passaggio dove le persone non devono nemmeno fare fatica per andare a vedere, ma possono ci sbattono contro, perché questo è il tema. Altrimenti noi rimaniamo con iniziative promosse con il fai da te, vuol dire che raccolgono poi magari 100, 150, 200 persone in un quartiere però che ha 15-20 mila persone, perché non si riesce a raggiungere. Ecco, bisogna favorire la possibilità degli abitanti di Milano di poter fruire di quello che viene proposto a Milano, in particolare nelle periferie. E allora siamo in chiusura, ricordiamo bene però l'appuntamento dell'8 di giugno in Cascina Bellaria. Io rinnovo l'invito alle famiglie a venire a trovarci, a portare i bambini. Ci sarà anche il mastro cartaio, permetterà di sperimentare come si realizzava la carta ai tempi del Medioevo. Vi aspetto io insieme ai ragazzi del team e del Life Club, vi aspettano tutti i volontari, Fabiola Beretta che è la presidente di Atla Onlus, vi aspetta Cascina Bellaria, che dire, aspetto anche voi, veniteci a trovare in numerosi, giorno 8 giugno che è un sabato di sole, sono certo, ore 11 fino alle ore 18:30 con possibilità di pranzare all'interno. È una cosa interessante, ci saranno tutti quanti di Atla, tutti anche i volontari. Se qualcuno volesse fare volontario in Atla, come si fa, cosa serve, cosa bisogna essere, cosa serve per fare volontario in Atla? Ti abbraccio più tardi per questo assist, nel senso che siamo noi apertissimi e non bisogna nascondersi, desiderosi di avere nuovi ingressi, soprattutto come volontari, come fare a diventare volontario, semplicemente contattandoci, trovate i nostri contatti per il volontariato ma anche per il Giro della Solidarietà sul sito www.atla.it. Basta contattare, il tempo libero. Non ho mai fatto volontariato, non so niente di disabilità, ho poco tempo, come... Non voglio dirti non sai fare niente, vieni in Atla, perché anche fare il volontario è un impegno. Si dona del tempo, ma si dona se stessi in modo diciamo serio, con rispetto. Vieni in Atla e fai esperienza su come poter essere un buon volontario innanzitutto, e poi divertiti insieme a noi. Queste sono sinceramente le regole. Serietà, disponibilità, ma divertimento, perché da noi ci si diverte. La formazione si fa facendo, è un, ecco. Perché siamo diventati ormai inglesi, learning by doing, imparare facendo, quindi si impara facendo le cose, basta avere volontà, lo dice la stessa parola, volontariato, volontà, e ci si diverte insieme. Basta contattarci, vi do a questo punto anche l'indirizzo mail, tempo libero @atla.it, e saremo ben contenti di ricevervi. E c'è la mail, vi fa capire bene cosa vuol dire, non è la solita info ma è tempo libero, il messaggio deve essere chiaro, da noi molto ci si diverte, si e quindi ci vediamo l'8 di giugno in Cascina Bellaria dalle 11 del mattino fino a sera, credo, fino alle 18:30. Sì, beh, poi sono andato a te ogni volta, poi noi non facciamo altro che divertirci, quindi continueremo per chi vuole rimanere. Immaginavo Grazie mille davvero. A te. Walter, grazie mille. Qualcosa da qualche comunicazione finale? Un ultimo flash, ma a proposito del si impara facendo, me lo diceva un mio grande educatore. Ecco. Poi non so se sono stato capace di assorbire le cose, ma fatto, si impara facendo, me lo dicevo 45 anni fa, e non c'era bisogno del discorso dell'inglese, un po' di italianità per certi aspetti. Figino, il 2 di giugno, e quindi sabato, ci sarà una corsa per la sindrome di Williams, e quindi vedete informazioni sul sito, no? La WeRun credo si chiami, giusto? WeRun, okay. Esattamente, informazioni sul sito figino.net. Perfetto, complimenti anzi ai ragazzi di figino.net, stanno facendo davvero un grande lavoro per informare su un piccolo borgo che però ha tante cose da dire e che si rischiano sempre che a ne non fa sapere tante. Ne fa davvero davvero tante, quindi complimenti a tutti i figinesi. Come si chiama? Figinesi? Sì. Figinesi, no, ma come tanti altri sì, borghi nei quartieri, come tanti altri. Adesso infatti devo ringraziare anche e salutare il comitato di Muggiano, perché sennò poi si offendono, sa che sono i miei preferiti, no? Devo salutarlo, lo dico qui davanti a tutti, va bene, ma non lo sanno che insomma quando ci sono dei comitati o dei quartieri o delle associazioni che fanno tanto per il territorio, Camminando News, siete sempre i benvenuti. Grazie mille davvero, grazie a Dario, operatore di Atla, grazie. E grazie come sempre a Walter Cherubini di Consulta Periferia Milano. Walter, grazie davvero tanto per tutto quello che